L'invito era stato inviato a 200 persone, politici, autorità e mondo dell'imprenditoria. Alla fine, ieri sera a Castelmareccio di Bolzano, c'erano ben oltre 500 persone, tutte arrivate per festeggiare il team altoatesino che ai mondiali dei mestieri, andati in scena la scorsa settimana a San Paolo del Brasile, ha fatto incetta di titoli. 5 ori, una medaglia d'argento, un bronzo e 6 diplomi di eccellenza. Il bottino è riportato a casa da un gruppo di giovani di belle speranze che si è distinto a livello iridato battendo la concorrenza di coetanei giunti da tutto il mondo. Grande festa, si diceva, a margine della quale il presidente della giunta provinciale Arno Kompatscher ha voluto lodare il sistema dell'apprendistato altoatesino, non solo a parole ma con progetti ambiziosi molto concreti. E noi adesso abbiamo ovviamente col sistema duale un sistema che vale, abbiamo anche la maturità per questo settore, però la Svizzera ha anche poi dei corsi accademici che finiscono ovviamente anche con una specie di laurea, e questo secondo me potrebbe essere un modello anche per l'Alto Adige. Se uno ha poi il mestiere, non so, di un muratore, ovviamente potrà dopo la maturità anche fare un corso di specializzazione universitario dove ottiene poi un titolo accademico che lo qualifica come un esperto addirittura a livello europeo. Tra i più felici in assoluto il presidente dell'Associazione Provinciale degli Artigiani APA, Gert Lanz. Sì, abbiamo potuto vedere tutti i mestieri e i loro lavori dei candidati, perciò eravamo proprio davanti al posto e abbiamo visto come lottavano, come si sono impegnati, e siamo molto orgogliosi del risultato che hanno portato a casa.